Una moneta d'argento per ricordare 100 anni dal terremoto del 13 gennaio del 1915 nella Marsica è stata presentata da Vezzano nel Palazzo dell'Arsa. È un'iniziativa di valore, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, per tramandare il ricordo alle future generazioni. Anche Gianni Letta, presidente del Comitato del Terremoto, è intervenuto nel corso della cerimonia rivolgendosi ai giovani. È importante ricordare anche le tragedie come il terremoto del 1915 e questa moneta è un modo per ritrovare le ragioni e le radici di un popolo e per coltivare la memoria dei giovani. Una moneta sul cui fronte è rappresentata la chiesa di San Bartolomeo di Avezzano ricostruita, mentre sul rovescio una veduta della Marsica con il lago del Fucino insieme ai resti della chiesa di San Bartolomeo distrutta dal terremoto. Nel corso della cerimonia è intervenuto anche l'amministratore delegato della Zecca dello Stato, Paolo Aielli. Questa moneta, ha detto, ha l'obiettivo di conservare la memoria ed è doveroso sottolineare che siamo rimasti l'unica zecca in Europa a coniare le monete senza l'uso del computer. Il valore della moneta è di 5 euro, mentre il prezzo al pubblico è di 40 euro.